In visita alle eccellenze industriali ed imprenditoriali di Castelnuovo, l'assessore regionale a economia, attività produttive, politiche del credito e turismo, Leonardo Marras, accompagnato dal consigliere regionale Mario Puppo e dal sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi, ha visitato in particolare gli stabilimenti di Artes, della cartiera Pasquini e della Hydroter 2000. Una visita fortemente voluta proprio dal primo cittadino di Castelnuovo per lavorare ad una mirata riqualificazione dell'area industriale castelnovese. Credo che la presenza dell'assessore regionale testimoni un'attenzione importante della regione verso questo polo industriale che ha in Hydroterm un riferimento importante, un'industria ormai competitiva a livello internazionale insieme ad altre realtà come la cartiera, come Artes eccetera, che rappresentano un polo e un polmone industriale importantissimo per lo sviluppo della nostra zona. Idee precise quelle dell'assessore Marras circa il doveroso impegno della regione per il sostegno alla manifattura e alle imprese, specialmente nelle aree interne. Noi abbiamo, soprattutto in questo momento, aperto un bando per ricerca e sviluppo addirittura di 125 milioni, con una riserva proprio per le aree interne, in modo tale che queste imprese abbiano la possibilità di essere premiati. Positivi riscontri avuti nelle realtà visitate, tutte indubbiamente vere eccellenze, proprio come Hydroterm. Hydroterm è un'azienda che negli ultimi anni ha investito moltissimo in ricerca e sviluppo ed è proprio grazie a questa attività che abbiamo raggiunto una dimensione importante a livello europeo.